La professoressa Beatrice Buscaroli è critico d'arte ed è membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Domandiamo a lei un po' qual è il tema del suo intervento di questa mattina, quindi la letizia nell'arte, un tema probabilmente impegnativo. Sì, più che impegnativo, quando uno studia veramente il concetto di letizia secondo San Francesco, si rende conto che è molto difficile da rappresentare, nel senso che noi siamo abituati al riso, al sorriso, a proprio ai cosiddetti motti dell'animo, e io farò vedere alcuni esempi di cose che non sono quelle che interessano noi. Paradossalmente ritengo che certe interpretazioni della letizia si trovino più nell'arte astratta, perché in realtà questo tipo di letizia, cioè una manifestazione dell'anima o del cuore, nonostante quello che avviene dietro, è molto difficile da rappresentare. Ammetto anche che, appunto, senza entrare così un pochino nell'argomento, forse è difficile sapere davvero da prima qual è il significato che Francesco dà alla letizia, una cosa importantissima, che per quello credo che possa avere delle conseguenze reali anche nell'arte contemporanea, cioè nell'arte non figurativa. È uno stato più di, a mio parere, intimità, di silenzio del cuore, che non uno stato di raffigurazione. Quindi è l'arte contemporanea che forse esprime meglio questo tipo di ispirazione, questo tipo di ispirazione, di percezione anche della letizia. Io ho sentito questa cosa e ho provato a dimostrarla. Per la verità non l'ho confrontata con nessuno, quindi la propongo anche come proposta, perché ritengo che possa veramente essere oggetto di una piccola meditazione e che comunque quello che magari uno può pensare superficialmente, la letizia, appunto il sorriso, uno stato di beatitudine, essendo il contrario quello che interessa a noi, va un po' cercato con un pochino più di attenzione.